Siamo l'unica fiera fatta dai comaschi per i clienti comaschi e esteri sul territorio di Como. Cioè, più made in Como, made in Italy, così, cioè, si muore sicuramente, anzi sono gli stranieri che l'hanno trovata attrattiva e quindi vengono da noi sia come espositori che come clienti. Cioè. Sono queste, secondo gli organizzatori, le carte vincenti di Como Crea Textile Design Show, la fiera del disegno tessile oggi e domani a Villa Erba di Cernobbio, nella quale 21 studi presentano la collezione fashion estiva 2016. La 53esima edizione della rassegna ha registrato sin dalle prime ore buoni risultati. Pur in un clima di rinnovato ottimismo, però, si sente il bisogno del sostegno di enti e altri addetti ai lavori per poter crescere e continuare a mantenere attrattivo e competitivo il Lario. Siamo anche abbastanza pratici e nel momento in cui diciamo, la nostra fiera da sola non dovesse aver più senso, voglio dire sicuramente essere insieme ad altre fiere che hanno delle altre attrattive può essere un modo per poter continuare, ma noi siamo fiduciosi e sicuri che riusciremo a portare qui più clienti e a mantenerci qui, lo vogliamo fare, è la nostra missione diciamo. Una preziosa occasione per aprirsi ulteriormente al mondo, sulla quale però ancora non ci sono progetti concreti, è il semestre di Expo. Soltanto chiamando a raccolta tutte le forze del settore, spiegano i vertici di Como Crea, si potrà pensare di organizzare eventi legati al tessile che attirino visitatori e possibili clienti. Intanto, la prima delle due giornate cernobbiesi offre ai disegnatori presenti a Villa Erba, italiani, inglesi, francesi, americani e svizzeri, spunti di riflessione importanti. I segnali che arrivano sembrano confermare un momento di ripresa. Mi sembra che c'è molta più gente e anche più voglia di comprare, mi dà questa impressione. Noi arriviamo da Chiasso, facciamo i frontalieri in questi due giorni. Vedo che c'è comunque un bel movimento, per cui per ora siamo contenti. È un'opportunità sempre nuova di mostrare la nostra collezione. Nuova. In via di definizione le tre edizioni 2015, il disegno tessile per l'abbigliamento torna a fine marzo e a inizio novembre, quello per l'arredamento si conferma l'ultima settimana di aprile. A Cernobbio presente in questi due giorni il centro studi Casnati con gli studenti di fashion design del liceo artistico Terragni con i loro lavori sul tema della città.